Ciao, lo Scarantoi, bentornati su Incontri di Storia. Indovinate un po' chi sono. Oggi, come avrete visto dal titolo, parliamo di un argomento molto poco conosciuto, molto molto poco. Io lo trovai per caso l'anno scorso, cercando di fare delle ricerche su Spina, sulla città etrusca di Spina, per scrivere la trama della battaglia del Bundan Celtic Festival dell'anno scorso. Tra l'altro, ricercando le fonti per questo video, ho trovato delle informazioni nuove che non avevo visto, quindi ancora meglio, però alla fine dicono le stesse cose che volevo dire, quindi ve le riporto nella bibliografia, le cito, però sono bene o male le stesse cose. Allora, andando subito nel clou del video, che considerato che quanto è conosciuto l'argomento sarà molto molto breve, parliamo un attimo di Etruschi. E parliamo soprattutto di pirateria etrusca. Allora, qui avete una mappa della massima espansione etrusca alla fine del VI secolo, durante buona parte di tutto, cioè durante tutto il V secolo fondamentalmente. Come potete vedere, sull'Adriatico, nella zona fra Ferrara e Ravenna, c'è la città di Spina, qui è ricostruita. Allora, Spina era stata costruita come centro per il commercio marittimo di tutta l'Etruria padana. Perché? Perché alla fine del VI secolo avanti Cristo, con la battaglia di Alalia, gli Etruschi perdono fondamentalmente quelle che erano le loro colonie in Corsica e così via, e vengono estromessi in buona parte dal commercio tirrenico, ad opera questo dai greci di origine focese, che avevano anche loro colonizzato la Corsica e che avevano fondato Marsiglia, che si erano alleati con un'altra enorme potenza commerciale marittima del Mediterraneo centrale, che era Cartagine, che invece aveva appunto emporie e colonie sia in Sicilia che in Sardegna. A causa di questa sconfitta e della perdita appunto di questo commercio marittimo, gli Etruschi si sono dovuti fondamentalmente spostare e concentrare la loro attenzione in pianura padana. Esistevano già degli importanti centri etruschi in pianura padana, primo fra tutti Felsina, l'odierna Bologna, però tra l'ultimo quarto del VI secolo a.C. e l'inizio del V, si ha una trasformazione della pianura da parte degli Etruschi e un fondamentalmente ridimensionamento di tutto il loro impegno di colonizzazione, che viene spinto verso nord. Vengono rifondate o fondate importanti città. Felsina viene completamente ricostruita, Marzabotto, Cremona, Mantova, e fra tutte anche Spina, che appunto era il porto che serviva agli Etruschi per commerciare con tutte le potenze che stavano dall'altra parte dell'Adriatico, dello Ionio, fino al mare Egeo, perché appunto era il centro commerciale che univa in maniera appunto commerciale Etruschi e Greci nel mare Adriatico. Quando fra gli ultimi anni del V secolo e soprattutto il primo decennio del IV secolo a.C. sono arrivati i nostri cari amici Celti, che hanno fondamentalmente estromesso gli Etruschi dalla pianura padana, e estromesso non vuol dire sterminato, non vuol dire semplicemente che li hanno sostituiti dal punto di vista di potenza politica predominante. La città di Spina però rimane indipendente e anzi ha rapporti amichevoli con
con gli abitanti celti della zona che, se vogliamo ascoltare le fonti antiche, erano Lingoni. Se vogliamo ascoltare quelle archeologiche, non lo sappiamo, perché comunque non è stato trovato praticamente nulla. Sicuramente c'erano piccole comunità celtiche. Però comunque il problema di Spina è che viene completamente messa da parte, nel senso che sì, continua in parte ad essere un centro di commercio, ma in realtà, considerato che appunto i Celti cominceranno a commerciare direttamente con i Greci, la città di Spina passa molto molto in secondo piano e comincia un lungo declino che poi finisce fra il secondo secolo avanti Cristo e il primo secolo avanti Cristo, che la città diventa piano piano, si spopola fino ad essere completamente abbandonata in favore della città più a sud, che stava invece da piccolo villaggio diventando una grande città, che era Ravenna. E come potete vedere, i Celti poi cominciano soprattutto a commerciare tramite Ancona. Spina rimane sempre, come dicevo, un centro relativamente, cioè un centro minore, diventa, e gli Spineti per questa cosa si affidano per la loro sopravvivenza alla pirateria. Noi abbiamo una fonte ateniese, che è Palefato, che era uno scolaro di Aristotele, che descrive appunto nel IV secolo come la pirateria etrusca fosse fondamentalmente fuori controllo. Lui fondamentalmente parla, nella sua opera che si chiama Le cose incredibili, parla di come in realtà Scilla fosse una nave, una trireme etrusca di pirati. Al di là di questo riferimento mitologico, lui parla nella sua prefazione a quest'opera. Lui appunto parla di come in realtà quello che scrive, lui sta descrivendo il presente. Lui sta descrivendo il presente, quindi lui descrive la situazione, la sua contemporanea, della pirateria etrusca nel mare Adriatico e Ionio. Fatto sta che noi abbiamo anche altre prove, perché sappiamo che Atene, alla fine del IV secolo, vedete che c'è lo schermo più bianco perché ho appunto le fonti scritte sotto, è molto preoccupata da questo fenomeno e che quindi cerca di controbilanciare la cosa. C'è praticamente fra il 325 e il 324 avanti Cristo un decreto ateniese che ha il progetto di costruire una colonia nel nord dell'Adriatico, appunto per scoraggiare e difendere la pirateria, scoraggiare la pirateria e difendere i propri mercanti e le proprie flotte mercantili dai pirati. La città di Spina si è appunto, fra il IV e il III secolo avanti Cristo, tenuta in piedi sulla pirateria, a scapito di quelli che una volta erano i propri partner commerciali, ovvero i greci. Il tutto perché qualche decennio prima i Celti erano scesi in pianura padana e hanno completamente capovolto e smembrato il sistema politico e commerciale fondato dagli Etruschi. Detto questo, non c'è veramente molto altro da dire perché
È un argomento poco citato dalle fonti antiche, appunto, si trova poco e niente, nel senso che, a parte questo riferimento diretto di Palefato e qualche altro riferimento di Strabone che però parla più che altro del Tirreno, non sappiamo granché. E ho voluto fare esclusivamente questa parte sull'Adriatico perché è più divertente, perché è quella che ho trovato, cioè quella che ho voluto fare io, nel senso che è quella che ho voluto trovare e che avevo trovato, che avevo già sotto, facendo delle ricerche appunto per fare questo video, ho trovato anche dei riferimenti alla pirateria etrusca nel Tirreno, per esempio. Però vabbè, questo magari è un video che farò in seguito. Rimane comunque il fatto che poca gente se lo aspetta, in realtà gli Etruschi erano anche dei pirati molto molto cazzuti, vogliamo metterla così? Perché ok che Atene ormai era crollata dal punto di vista militare, di flotta, eccetera, però era comunque una potenza marittima non indifferente. Se una piccola città come Spina era riuscita a metterla talmente in crisi sul commercio adriatico e ionico, probabilmente, doverla costringere a fondare una nuova colonia, vuol dire che era molto grave il problema. Soprattutto poi anche il discorso adesso ho preso questo esempio di pirateria perché è uno dei meno conosciuti, neanche io lo sapevo fino all'anno scorso quando ci sono entrato per caso, cioè ci ho sbattuto il naso per caso, perché a parlare di pirateria adriatica nel mondo antico si pensa agli Illiri, e potrei fare un video anche su di loro, tra l'altro. Vabbè, comunque, io vi saluto, iscrivetevi. Mettete mi piace, mettete non mi piace, fate un po' quel cacchio che vi pare. E ci vediamo alla prossima. Ciao!